Noi abbiamo organizzato chiaramente tante iniziative, alcune sono costanti, permanenti, quindi ci sono delle attrazioni che da oggi in poi, oggi abbiamo proprio aperto ufficialmente il Natale, proseguiranno chiaramente per tutto il periodo delle feste. Vanno divise, diciamo, tra eventi che vengono organizzati da qui alle prossime settimane e attrazioni permanenti che invece rimangono, quindi una grande pista di pattinaggio, abbiamo 350 metri quadri di pista di pattinaggio in piazza, una piazza che tra pochi minuti sarà completamente illuminata a Natale. Poi abbiamo un trenino natalizio, il trenino Chuggington, per chi ha figli e per chi conosce il cartoon potrà sicuramente comprendere, diciamo, questa tipologia di trenino. Poi abbiamo la novità di quest'anno, è sicuramente il Babbo Natale Village, ovvero un allestimento natalizio che riporta in 7 diverse ambientazioni un po' tutta la casa di Babbo Natale, quindi tutte le ambientazioni più care ai grandi e anche ai più piccoli. Poi abbiamo altri eventi previsti per i prossimi giorni, uno fra tutti è sicuramente quello di sabato 7 dicembre, in cui abbiamo un evento in collaborazione con Harley Davidson. Ospiteremo un motoraduno di molti harleisti vestiti da Babbo Natale, quindi anche questa è un po' una particolarità che per la prima volta ospitiamo. E poi abbiamo il Christmas Color, che è un lancio collettivo di palloni colorati 100% biodegradabili, che sarà un altro momento di festa come quello di questa sera e quello che tra poco potranno apprezzare sonoramente le persone qui presenti in piazza. Buonasera a tutti intanto, sicuramente i concerti natalizi sono tantissimi, abbiamo 12 date in 20 giorni e poi abbiamo una cosa nuova per il mio coro, che è una collaborazione insieme a un regista, Stefano Silvestri, che faremo al Tuscany Hall il 15 di gennaio, dove il coro non si esibirà soltanto cantando ma diventano anche attori. È stata scritta proprio una storia per il coro, la storia dei coro Pilgrims, e ci saranno vari personaggi che si dipianerà tutto dall'inizio alla fine, quindi sarà canto insieme a questa storia, dove personaggi anche un po' particolari, insomma. Quindi conosceremo un coro non solo dal punto di vista musicale ma anche da quello umano. Anche umano e attoriale, perché chiaramente si esibiranno anche come attori, sono dei personaggi molto 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 particolari. E i biglietti li potete già trovare in vendita, sono in vendita al Ticket One, sono in vendita al teatro, e quindi speriamo che magari vi faccia piacere assistere a questa nostra cosa. È proprio una novità per noi, è un'esperienza nuova, un'esperienza che io ho voluto fortemente per il mio coro, perché cerco sempre di fare cose diverse e cercare di lanciarle anche in obiettivi e anche sempre più difficili, no? Per mettersi alla prova, e quindi speriamo bene.